Buongiorno a tutti, siamo a Ribordone, nel boschetto dietro casa, alla ricerca di piante officinali contro che combattono la tosse, il catarro e le vie respiratorie, visto che da una settimana abbondante che sono catarroso e tappato. Cosa ve ne frega a voi? Niente. A voi può interessare le piante che sto cercando. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Qua c'è una Zoe, compagna di avventure, che si metterà anche lei a cercare le erbette e i cinghiali. Lei cercherà più i cinghiali che le erbette. Ma veniamo a noi. Allora, ho recuperato questo libro della Musmec Editore, sarà un'edizione degli anni 70 almeno, ovviamente nello stato più hardcore che si può avere, e stavo cercando appunto diversi tipi di piante per l'occasione, di cui non sono sicuro né se ne possono trovare di questo tipo qua in questo bosco. Ma ci proviamo, vediamo, andiamo a vedere cosa si trova. Zoe mi sta aspettando perché forse ho trovato del Polypodium vulgare, che è esattamente questo qua. Allora, dal libro, il nome comune è Felce Dolce, viene anche chiamata liquirizia, cosa che vi confermerò quando tornerò a casa. Perché la radice, o meglio il rizoma, quando viene mangiato ha il sapore di liquirizia. Adesso ne raccolgo un po' e quando sono a casa le lavo e vediamo quanto è vera questa cosa. Come proprietà terapeutiche, appunto, è un anticatarrale, espettorante, quindi con problemi di tosse, ed è anche lassativo e calagogo. Ovvero che stimola la secrezione della cacca. E anche questo probabilmente è una felce dolce. Proviamo a vedere come va questo esperimento col Polypodium vulgaris. Arrivato a casa ho messo così un attimo a mollo il Polypodium, così da far staccare un po' il muschio, la terra sulle radici. Zoetta è qui che si riposa dopo una bella pappa abbondante e dopo la passeggiata. Ciao Zoe. Ciao. Tattino. Cosa c'è? Ciao Zoe. Vuoi assaggiare anche tu poi il Polypodium? No? Una radice l'ho più o meno pulita, non benissimo, ma dopo, appena si asciuga un attimo, la proverò. Lasciate seccare un 10 minuti al sole, dopo averle sciacquate, lavate e strofinate anche con uno spazzolino per togliere magari i pezzettini di terra. Come potete vedere, non ho fatto un buon lavoro, ma adesso assaggiamo. Allora, come potete vedere, assaggerò il Polypodium vulgaris, un Polypodium perché ha tanti piedi. Vediamo. Subito sa di schifo, poi arriva il gusto di liquirizia. Io non adoro troppo la liquirizia, ma devo dire che come gusto è tanto tanto forte, come se fosse liquirizia pura. Questo è quello che sa di liquirizia. Bene, seguiranno altri video
Grazie per la vostra visione. Buona giornata. Sigla. Marcus Flumen Production makes the videos. Connection. Thanks for watching.